Oggi Caltanissetta Cacunta incontra Concetta Cataldo dell'associazione ATEPA, una delle associazioni che compongono il ricco calendario della nostra Settimana Santa, che sicuramente è uno dei momenti identitariamente più forti per tutti quanti i nisseni. Concetta Cataldo non è di Caltanissetta e nonostante questo la sua passione, la sua forza, la sua energia, le sue competenze, la sua intelligenza la portano a occuparsi moltissimo invece di un aspetto che riguarda poi tutti quanti. Quindi oggi le chiediamo da dove è nata questa sua passione e poi questa sua europassione di cui ci dirà a breve. Innanzitutto volevo ringraziarti di questi bellissimi complimenti, veramente grazie. Io, come annunciavi tu, non sono nissena, sono napoletana, sono nata a Torre del Greco, la città dei coralli, dei cammei e delle perle. Quindi devo dire la verità, sono stata abituata a stare nel bello. Sono arrivata a Caltanissetta per amore, perché ho conosciuto in ambito di un progetto universitario mio marito e mi sono innamorata di questo fantastico ragazzo nisseno e ho deciso di abbandonare la mia terra per venire qua in Sicilia. E sono contenta, diciamo che mi trovo abbastanza bene. La mancanza della famiglia c'è sempre, perché è normale che ci sia, però quello che ho apprezzato subito di Caltanissetta è stato il poter vivere diciamo in una realtà a misura d'uomo. La mia città è molto grande, fa più di 100.000 abitanti ed è, diciamo, è provincia rispetto a Napoli, anche se noi abbiamo l'abitudine di chiamarla paese. Il paese non è, ha tante fermate di circumvesuviana, tantissima popolazione, però è periferia rispetto a Napoli e nonostante tutto vive i disagi della grande metropoli, perché da noi ci sono file interminabili, traffico scatenato a tutti gli orari. Veramente, quando sono arrivata qua a Caltanissetta, la cosa che mi ha colpito era la posta in open space. Per me questa è stata una scoperta, dico oddio, ma allora le poste sono, cioè possono esistere in dei luoghi non blindati come da noi, perché da noi le poste sono tutte blindate. E veramente ho scoperto questa realtà a misura d'uomo, dove ancora si può passeggiare, ancora si può vivere senza doversi spostare per lunghi tragitti con la macchina o con i mezzi pubblici. Certo, ci sono delle cose che andrebbero migliorate, però è bello conoscersi tutti. Quando sono arrivata a Caltanissetta sgridavo mio marito, lui era stato capo scout per tanti anni, quindi conosce tantissime persone, e io lo prendevo in giro e dicevo: Marco, ma che sei il sindaco? Tu ti conosci. Poi mi sono resa conto che ho triplicato le conoscenze di mio marito, questo grazie anche sicuramente al lavoro che ho svolto per l'associazione ATEPA, che devo dire la verità è stata, diciamo, è stato un rapporto di amore fulmineo. Io ricordo di aver conosciuto l'associazione in un'occasione di un presepe vivente che organizzavo con una persona molto conosciuta a Caltanissetta, Giuseppe Cannavò, che io ringrazio sempre per avermi fatto conoscere l'associazione, e che abbiamo organizzato questo presepe vivente al Parco Archeologico Palmintelli. Siccome per questo presepe avevamo bisogno, che poi era una raccolta fondi per dei bambini, credo, di una casa famiglia, non ricordo bene il nome, abbiamo chiesto a questa associazione Teatro della Parola se ci forniva qualche attore, qualche abito per fare questa piccola messa in scena della natività. E
così ho conosciuto questo gruppo, le persone mi hanno subito, che ne fanno parte, mi hanno subito stregata. Dopo pochissimi giorni sono entrata nell'associazione compiendo tutta la ritualità che c'è all'interno dell'associazione, perché non è soltanto una compagnia teatrale, così come dice anche il nome ATEPA, che vuol dire Associazione Teatro della Parola, l'associazione è fortemente legata anche allo studio della parola, non soltanto la parola quella sacra, ma la parola in generale. E anche l'entrata all'interno dell'associazione ha comportato diciamo dei momenti significativi. Ricordo che c'è proprio c'era all'epoca, perché poi è una tradizione che è un po' scomparsa, quello di partecipare ad un ritiro spirituale con il sacerdote, dove ognuno di noi faceva una, diciamo così, una piccola promessa con una candelina, delle cose simpatiche, diciamo. E questa sono entrata immediatamente in sintonia con questo gruppo. E poi l'anno successivo, siccome ci sono state, diciamo, delle elezioni nuove, delle cariche, il rinnovo delle cariche del direttivo, l'associazione ha scelto di eleggermi come presidente, e poi siamo andati avanti fino praticamente a quest'anno, che ho, diciamo, lasciato le redini all'associazione. Adesso abbiamo un nuovo presidente, che è l'avvocato Alfano, che saluto e che ringrazio. E ringrazio anche durante tutti questi anni il mio collaboratore più stretto, che è stato Piero Carà, presidente per tantissimi anni dell'associazione, che veramente è stato come un fratello, anche una guida, perché non è facile organizzare queste manifestazioni. Coinvolgono tantissime persone, ci sono tantissimi permessi da chiedere, vigili urbani, comune, energia elettrica, c'è di tutto veramente. E quindi sono stata coltivata da una bella squadra. Spero di aver dato il mio contributo, diciamo, in termini di anche di vivacità, creatività, voglia di fare cose nuove. E poi da quest'anno, come anticipavamo prima, sto vivendo questa nuova avventura del Consiglio Direttivo Nazionale di Europazione per l'Italia, che è questo circuito nazionale e internazionale che insieme a Caltanissette e ad altre 27 città in tutta Italia sta portando avanti questa proposta di candidatura per il patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Non tutti sanno che cosa si intenda per patrimonio immateriale. Ce lo puoi spiegare? Sì. E come la ATEPA entra dentro questo percorso? Allora, quando si parla di UNESCO, di solito si parla sempre di patrimonio materiale, cioè le chiese, i luoghi di interesse storico-archeologico, monumenti, tutto quello che corrisponde ad una convenzione stipulata del 1972 e che va a tutelare tutto ciò che è di materiale, cioè quello che noi possiamo realmente toccare e vedere. Nel 2003 invece è stata scritta e diciamo ratificata da diversi stati una nuova convenzione, che appunto si chiama Convenzione del 2003, e che praticamente spinge i territori e le diverse nazioni ad apprezzare e salvaguardare anche tutto ciò che non è visibile a livello, diciamo, che non è, cioè, anzi, che è antropologicamente rilevante. Così praticamente è nato questo patrimonio immateriale. L'Italia ha, nonostante, diciamo, abbia un patrimonio immateriale grandissimo, ma non è ancora conosciuto e non è ancora riconosciuto dall'UNESCO. Infatti i progetti, quelli riconosciuti, sono pochissimi, credo soltanto 7. Se Caltanissetta, insieme agli altri territori, andrà ad aumentare questa lista, possiamo ritenerci veramente bravi, oltre che fortunati, perché saremmo soltanto 8, cioè stare nella prima decina, considerando che i patrimoni immateriali riconosciuti al mondo sono soltanto 165. E questo sono, posso dare numeri alla mano, perché in questo periodo proprio sto insieme alla dottoressa Patrizia Nardi, che è la nostra responsabile tecnico-scientifica di questa proposta di candidatura, sto facendo uno studio su tutti questi progetti di riconoscimento immateriale, che praticamente sottendono nei loro progetti di salvaguardia diciamo la ricchezza e l'importanza che la religione dà a queste manifestazioni. Perché è vero che l'UNESCO non può
diciamo, mettere il proprio riconoscimento sui fenomeni prettamente religiosi, però è anche vero che per secoli, anzi per millenni, è stata la religione che ha spinto l'umanità a mettersi insieme, a crearsi delle comunità e anche a creare tutto quello che è il patrimonio materiale dell'umanità. Cioè, se noi adesso possiamo salvaguardare e diciamo, apprezzare, riconoscere come patrimonio materiale dell'umanità, per esempio, noto, e perché? Perché è stato spinto dalla religione, è stata la fede di quegli abitanti che ha fatto creare, fatto realizzare quelle chiese meravigliose che sono testimonianze del barocco e così via. E quindi diciamo, questa nuova avventura, che oltre al percorso di candidatura mi offre anche la possibilità di fare studi sul patrimonio immateriale, e andiamo avanti, è una cosa che stimola. Senti Concetta, tu sei partita dalla natività e sì, quindi hai chiuso poi invece con la morte e resurrezione di Cristo. Vuoi ricordare, diciamo, quali sono gli appuntamenti principali, sì, delle vostre attività durante il periodo pasquale? Sì, allora l'associazione è impegnata in 3 manifestazioni che portano in scena 4 copioni diversi, quindi lo sforzo per l'organizzazione è notevole. Le rappresentazioni iniziano il lunedì santo con la messa in scena dell'Ultima Cena. Il martedì proseguono con la rievocazione storica del corteo della Biga, il processo di Pilato, poi c'è un pezzetto di Via Crucis. Noi non rappresentiamo tutte le stazioni perché sarebbe veramente una manifestazione, avrebbe una durata lunghissima, ne facciamo soltanto 4. E poi abbiamo la rappresentazione sacra della crocifissione, morte e deposizione, che è la famosa scinnenza. La domenica di Pasqua invece portiamo sulle scene la rappresentazione della resurrezione, che è un testo diciamo, di cui vantiamo la nascita come associazione, perché non è nella tradizione di quello di rappresentare la resurrezione, neanche diciamo, nelle epoche passate, ed è un testo che ci dà la possibilità di riflettere sul ruolo che ha avuto Maria nelle vicende della passione, come sia testimonianza di quello che ha vissuto, ma soprattutto una testimonianza proiettata nel futuro, cioè che dalle linee guida ai cristiani per andare avanti e diffondere il messaggio evangelico della resurrezione. Tra l'altro tutti questi momenti non sono organizzati, giusto per rendervi la cosa ancora più complicata, non sono organizzati in un unico spazio, e in qualche modo però voi contribuite anche alla valorizzazione di alcuni spazi belli, sì, della città. Sì, sì, questa è una caratteristica del teatro sacro della Sicilia e del centro Sicilia in particolare, cioè quello di essere un teatro fondamentalmente popolare, cioè che nasce da non da opere letterarie, così come diciamo, il teatro in generale, è popolare anche perché è diciamo, vissuto in maniera popolare, cioè non c'è posto a sedere, è la popolazione che segue questi cortei, ed è questa anche un'altra caratteristica tipica, che è quello di essere itinerante. Infatti noi abbiamo 2 postazioni e la rappresentazione si svolge una parte sulla scalinata, quindi davanti alla stazione, la Silvio Pellico, e l'altra parte sulla scalinata Agostino Lopiano, e il popolo segue la rappresentazione, cioè segue gli attori che si spostano, e questo è una cosa abbastanza unica nel suo genere. Se non ricordo male, per un anno, forse 2 anni, avete anche sfruttato la cattedrale, sì, e la pescheria. Sì, 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 abbiamo è tutto nato, diciamo, per una questione di tempo, è stato il meteo che ci ha fatto diciamo, scappare in cattedrale. Ricordo che il primo anno proprio della mia presidenza avevamo con l'associazione pensato di rendere, cioè di far conoscere alla popolazione di Caltanissetta non soltanto il centro storico, ci era venuto in mente di portare la rappresentazione dell'Ultima Cena nel Parco Archeologico Palmintelli, utilizzando quel gran giardino anche per fare l'orto degli ulivi. C'era diciamo, tutta la parte di questa arena che poteva accogliere molte persone. Avevamo pensato di fare lì l'ultima cena, però la provvidenza evidentemente ha voluto che tutto rimanesse nel centro storico, perché il giorno del lunedì santo c'è stato un diluvio universale, e pur di non scontentare le persone
persone, e pur di non scontentare gli attori che si erano impegnati per tanti mesi per mettere in scena la rappresentazione, abbiamo chiesto asilo alla cattedrale, e lì la rappresentazione è stata poi fatta per molti anni. Un anno l'abbiamo fatta nella pescheria, e con è stata una forma sperimentale di rappresentazione, con un polidramma che era stato scritto da Michele Albano e che ha avuto un grande successo, perché nella stessa serata abbiamo fatto ben 4 o 5 repliche. Infatti anche nell'Istituto Centrale per la Catalogazione e l'Archivio dei Beni Culturali, del Ministero dei Beni Culturali, dove sono state inserite le nostre rappresentazioni, che è uno di quei passi che servono per compiere questo iter di proposta di candidatura, proprio l'ultima scena descritta è quella del 2015, cioè quella che ha visto la rappresentazione all'interno della pescheria. E anche quella è stata una bella attività, perché la realizzazione di questo bazar all'interno della pescheria ci ha dato la possibilità di far conoscere a tante persone di Caltanissetta quelli che erano gli antichi mestieri. Infatti abbiamo chiamato tutti i capitani della Real Maestranza, e qua è nata questa bella fusione e collaborazione tra noi e la Real Maestranza, e questi capitani, soprattutto i più anziani, si sono messi in costume, e abbiamo realizzato diverse botteghe, dal falegname, il tappezziere, il fabbro, quello che fa i cesti, e loro hanno praticamente fatto anche un'attività didattica interna alla rappresentazione, a tutti i bambini che venivano e magari non avevano mai visto, perché di solito a Pasqua li vediamo tutti con il cravattino, eleganti, e molti bambini magari non collegano che quelle persone sono le stesse che poi sono la parte viva della nostra società, quella degli artigiani. Ed è stata quella una bella occasione per fare anche così un po' di scuola, un po' di scuola di vita. Senti, giusto per dare un'informazione anche a chi poi seguirà questo video, questa intervista, quante persone vengono coinvolte? Sì, allora ogni anno aumentiamo, quest'anno eravamo quasi 100, gli attori non sono tanti, gli attori sono circa 25-26, perché naturalmente sono quelli che sostengono il peso la parte più pesante di tutta la preparazione, perché noi iniziamo già agli inizi di gennaio, e per poi andare a fare prove tutti i santi giorni, tutte le sante notti, perché poi tutti quanti lavoriamo, abbiamo famiglia e ci vediamo sempre di sera. E quindi loro sono il nervo dell'associazione, quella che porta avanti la rappresentazione. Però ogni anno aumentiamo di numero, perché sono di più le persone che vogliono partecipare, magari fanno un momento di rodaggio come comparsa, e poi negli anni successivi alcuni vengono integrati proprio nella compagnia. Quello che aumenta sempre è il numero dei bambini, e questa è la cosa che ci fa felice, perché è uno dei traguardi che l'UNESCO ci dice di raggiungere, cioè la trasmissione alle nuove generazioni della tradizione. I bambini, noi ci rendiamo conto che ci aspettano, sono puntualissimi alle prove, vogliono partecipare ogni anno sempre più numerosi, addirittura non vedo tanto lontano nel tempo, ma anche una vera e propria ascendenza dei piccoli, una rappresentazione, non so ancora di quale dei copioni che portiamo in scena, però dedicata tutta quanta a loro, perché sono loro che devono amare questa tradizione e fare in modo che possa continuare. E allora noi ringraziamo tutti quanti gli attori nisseni, i bambini nisseni, ringraziamo anche Torre del Greco per averci ceduto questa perla preziosa che viene direttamente dalla Campania, e ci vedremo nei prossimi incontri.
Vieni! Oh.